Vladimir Luxuria, no al Grande Fratello VIP, ma a Sanremo direi sì. Vladimir Luxuria, una vita tra impegno per i diritti, Parlamento e reality show e da poco anche testimonial di moda. Negli ultimi anni l'abbiamo potuta vedere in molteplici salse, senza che smarrisse convinzioni e principi. Una delle cose che meglio le si è cucita addosso, forse, è la carriera televisiva. La vittoria all'Isola dei Famosi. Tutto è iniziato con l'Isola dei Famosi, vinto da Concorrente prima, presentato con Nicola Savino poi e commentato in studio con Alessia Marcuzzi. In un'intervista a Vero Vladimir Luxuria ha parlato di quella vittoria. Ho vinto un'edizione dell'Isola dei Famosi, votata dal pubblico che mi ha giudicata e premiata per il mio comportamento e non altro. Confido, dunque, ancora una volta, nel cuore delle persone. Poi, sono sicura di una cosa, questa è una pubblicità bella e positiva che le eventuali critiche si dissolveranno come nebbia al mattino. Vladimir Luxuria dice no al VIP. Trattandosi di un personaggio che ha una certa familiarità con questo genere di programmi, era inevitabile una domanda rispetto all'eventualità di una partecipazione al Grande Fratello VIP come concorrente. Ma su questo Vladimir Luxuria sembra avere davvero pochi dubbi. Ho già partecipato all'Isola dei Famosi, questa esperienza mi basta e avanza. Da allora ho detto no a tutte le altre proposte per partecipare ai reality show sia in Italia sia all'estero. Mi conosco, so che se faccio una cosa soltanto per i soldi non riesco a dare il meglio di me stessa. Diverso, invece, il discorso per altri tipi di impegni televisivi eventuali. Siccome in questi giorni si parla fortemente del Festival di Sanremo, vista la scelta della Rai di affidare conduzione e direzione artistica a Claudio Baglioni, il settimanale le ha chiesto cosa ne penserebbe di una sua eventuale presenza sul palco dell'Ariston e lei sembra non escludere nulla. Rispondo in questo modo, accetto sempre le proposte più audaci e impegnative come potrebbe essere quella di Sanremo.